stiamo per mostrarvi è la storia di un uomo nato 2000 anni fa. Un uomo di nome Gesù, nato a Betlemme, nella mangiatoia di una vecchia stalla, da una giovinetta di nome Maria, prescelta dal Signore per dare agli uomini il Messia, che con il sacrificio della propria vita li avrebbe salvati dalla dannazione eterna. All'incirca nello stesso tempo, Elisabetta dava alla luce Giovanni. A lui il Signore aveva affidato il compito di preparare gli uomini alla venuta del Redentore, battezzandoli nelle acque del Giordano. Dopo aver vissuto per molti anni nel deserto, cibandosi di locuste e miele selvatico e vestendosi di pelli di animali, ecco che per lui arriva il momento dell'incontro con il Salvatore. Dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù, dopo che fu battezzato, venne fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. E una voce dai cieli disse: «Questi è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto». Gesù andava per città e villaggi, insegnando nelle sinagoghe, guarendo ogni malattia ed ogni infermità. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro la facoltà di compiere miracoli. I 12 erano Simone, detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso, Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, lo stesso che poi lo tradì. Intanto Gesù, iniziata la predicazione, salì su un monte seguito da una grande folla. Si pose a sedere e pronunciò il suo insegnamento. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che soffrono, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi perseguiteranno e vi insulteranno, e mentendo diranno di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, poiché grande sarà la vostra ricompensa nel regno dei cieli. E quando pregate, non sprecate parole come i pagani che credono di essere esauditi per la loro verbosità. Non vi fate simili a loro, poiché il Padre vostro conosce le vostre necessità prima che gliene facciate richiesta. Ma pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno.